Ciao ragazze, oggi è martedì, sono passata sia al Tigotà che all'Eurospin, vi faccio vedere al volissimo quello che ho preso. Allora, Tigotà, speso 5,27 euro, ho preso il set da tre spugnette abrasive, 50 centesimi, il Rapident per Pierpaolo per le mascherine sue, a 2,48 euro, il mangiapolvere che lo volevo da un sacco di tempo, era scontato a 2,29 euro, e poi ho trovato in offertissima i Vidal a 1,50 euro senza alluminio. Eccoci qua, spesa dell'Eurospin, ho speso all'incirca 20 euro, ho preso 3 pacchi di pan bauletto bianco normale a 95 centesimi. Ho preso le vongole sgusciate perché domani, essendo festa, volevamo fare paccheri con le vongole, pagate 1 euro, e poi ho preso un pacco di piadine 99 centesimi, gallette di mais 99 centesimi, 2 cachi 1,40 euro mi sembra, e 3 stick di panna senza lattosio 1,46 euro o 1,40 euro, adesso non ricordo, non ho lo scontrino perché c'è stato un problema in cassa, ho dovuto fare un reso di qualche euro e quindi si sono tenuti lo scontrino. I panciotti erano scontati a 1 euro, li ho presi con prosciutto e mozzarella. Questi biscottini non li abbiamo mai provati, sono divisi in pacchettini, sono 4 pacchettini da 44 grammi e li ho voluti provare, erano scontati a 99 centesimi. Ho preso tutte cose scontate. E un cesto di banane 1,34 euro, la pancetta arrotolata a 99 centesimi, maionese 1,85 euro, capperi all'aceto di vino 99 centesimi, 4 cotolette di pollo a 2 euro, buonissimo, e i fusi di pollo ho preso a 2,24 euro, erano scontati. Spesuccia terminata. Ragazze, bonjour. Allora, volevo farvi vedere gli ultimi acquisti che ho trovato. Sono i primi acquisti natalizi. Che bello. E in realtà è un po' prestino perché è il 2 di novembre. Però ho trovato questi da mettere sull'albero. Sono dei fiocchetti, praticamente con l'allacciatura dietro. Ok, si attaccano così all'albero, sono dei fiocchi natalizi, li cercavo anche dall'anno scorso. Questi sono piccolini, sono rossi con delle punteggiature sull'oro e sono 12 pezzi, li ho pagati 80 centesimi, ho preso 2 pacchi così da far sì che mi riempie anche il dietro. E poi chicca che ho trovato. Questa non so se rende, ma ragazzi è bellissimo. Pagato solo 1,20 euro. E è in ceramica, ok? È così in ceramica. Ha questo gnometto davanti in oro, che è stupendo, con la casetta e i due alberelli bianchi. E poi dietro vai ad inserire la candelina che fa la luce, che si vede, che illumina. Stupendo. Questo 1,20 euro e questi 80 centesimi l'uno. Ciao ragazze, buongiorno, eccoci qua. Oggi è giovedì. Partiamo dall'ora. Sono le 8:45, 8:45. Sono in procinto di uscire. E stamattina andrò a prendere prima mia mamma, poi andremo dalle mie zie a Montecchio. A Montecchio, che è un paesino qui vicino, dove faranno il mercato. Martedì lo fanno qui a Pesaro, il giovedì lo fanno a Montecchio. E dato che ho deciso di postarvi, domani sicuramente, un video dove vi farò vedere gli ultimi acquisti della settimana. Un video acquisti, diciamo. Quindi andrò a Montecchio al mercato, vediamo se riesco a trovare qualcosina e poi vi monto il video e ve lo metto, ve lo carico. Voi come state? Tutto bene? E volevo farvi vedere gli anellini. Non so se si vedono bene, ma questi li avevo presi su Shein. Sono veramente molto molto carini. Alla luce fanno un sacco di luce, non so se riuscite a vedere. Ciao ragazze, buongiorno. Allora, ieri vi ho lasciato quella clip dove vi facevo vedere gli anelli di Shein.
Ieri mattina alla fine sono uscita, siamo andate al mercato, ma non ho trovato nulla. Infatti non vi ho fatto nessuna clip di acquisti. Quindi, come vedrete, il video finirà con i primi acquisti natalizi. Come state? Io spero tutto bene. Oggi qui è venerdì, che bello. Lo sapete che io ormai il lunedì e venerdì faccio sempre un video di inizio e di fine e per concludere la settimana. Come state? Cosa mi raccontate di bello? Magari nei commenti sotto scrivetemi qualche novità, come avete trascorso la settimana, come va la vita, come va il lavoro. Qui c'è un vento orribile. Io non sopporto più il vento di Pesaro. C'è sempre il vento, un giorno sì, un giorno no, non lo so. Da voi accendi la televisione, accendi il TG, vedi sempre cose orribili, sia con il clima sia con altro. Ormai non si capisce più nulla. Io sono in tenuta da casa, ho finito adesso di fare tutte le faccende, sono le 10, quindi ancora è prestissimo. Penso di finire qui la chiacchierata con voi, poi mi metto subito ad editare il video e ve lo carico subito, così almeno vi carico anche questo video, poi da lunedì prossimo iniziamo nuovi video. Nulla, adesso ho finito di fare tutte le mie faccendine, ho da sistemare altre due cosine. Poi oggi farò pasta con le melanzane, che da un po' che non le mangiamo. C'è un vento incredibile, scusate, ogni tanto guardo di qua, ma. E oggi pasta con melanzane e poi stasera non mi ricordo, dopo guarderò il menù cosa ci offre la casa. Io ragazze vi mando un grossissimo bacio. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like o un commento e di attivare la campanella per non perdermi nessun altro video. Vi mando un bacio, vi abbraccio e al prossimo video.